Allora, iniziamo con la comprensione dell'intenzione dell'altro, rielaborazione del test di Meltzoff e sua applicazione nei bambini autistici che presenterà il dottor Massimiliano Petrillo, psicoterapeuta dell'Istituto di Ortofonologia. Allora, buongiorno a tutti, andiamo ora a presentare alcuni risultati di questa ricerca sulla comprensione dell'intenzione dell'altro in un campione di 100 bambini con diagnosi di autismo. Autismo, quindi, parliamo di DSM-5, di disturbi del neurosviluppo con una marcata compromissione dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione in presenza di comportamenti ristretti e ripetitivi. Questa ricerca sulla comprensione dell'intenzione è stata effettuata appunto tramite la prova di dimostrazione dell'intenzione di Meltzoff, ma in seguito ad una revisione effettuata dalla dottoressa Di Renzo e dai suoi collaboratori nel 2007. Parliamo di stati mentali, parliamo di mentalizzazione e quindi di una risultante di un processo evolutivo grazie al quale il bambino si mostra capace di riconoscere se stesso e gli altri come entità dotate di pensiero e in grado di riconoscere quindi stati mentali in termini di intenzioni, desideri e credenze sia in se stesso che negli altri. Nello sviluppo normotipico sappiamo che tali capacità fanno la loro comparsa già a partire dai 18 mesi di vita, con la capacità appunto di comprendere l'intenzione altrui. A 4 anni di vita dunque il bambino raggiunge un livello di competenza in tali capacità che risulta complesso e sofisticato e gli permette di riferirsi alla mente propria altrui per spiegare e predire quello che se stessi e gli altri possono fare, dire e pensare. E quindi possiamo dire che la comprensione degli stati mentali ed emotivi rappresenta l'elemento strutturante della modalità dello stare in relazione con l'altro e definirsi come individualità dotata di pensiero. La capacità di creare metarappresentazioni, qui ci insegna Baron Cohen, della mente altrui risulta deficitaria nei bambini con disturbo dello spettro autistico e ovviamente noi all'interno di questa ricerca abbiamo considerato solo alcuni aspetti del processo diagnostico che non si esaurisce con questi elementi, che sono appunto la valutazione degli stati mentali come capacità del bambino di comprendere l'intenzione, la valutazione del livello di sintomatologia autistica attraverso l'ADOS che ci definisce un punteggio indicativo appunto del livello di gravità, più elevato il punteggio più grave la sintomatologia autistica, e la valutazione cognitiva con la lettera R, che è una valutazione cognitiva che permette di ottenere un QI in modo assolutamente non verbale. In una prima fase di valutazione, per indagare appunto la presenza di tale capacità nei bambini con autismo, era stata presa in considerazione il paradigma sperimentale della falsa credenza e attraverso il test di Sellian, che però era risultato troppo complesso, ora anche dati i tempi do per scontato che si conosca, e fondamentalmente la difficoltà dei bambini del nostro campione è che in questa situazione stimolo possono risolvere la falsa credenza e il test di Sellian ragionando e comprendendo la rappresentazione mentale dei personaggi, ragionare quindi in base al loro stato mentale e non in base allo stato effettivo e concreto delle cose. E quindi i nostri bambini avevano una serie di difficoltà sia nel sostenere l'attenzione durante la situazione stimolo sia nel risolvere il compito, tendendo prevalentemente a rispondere in base allo stato effettivo delle cose e non facendo riferimento allo stato mentale dei personaggi, per cui la nostra attenzione si è rivolta alla comprensione di stati mentali più semplici della falsa credenza e abbiamo utilizzato appunto questo compito messo a punto per indagare la comprensione dell'intenzione altrui, uno stato mentale meno evoluto, quale appunto l'intenzione considerata un precursore della teoria della mente. E questi sono i 4 oggetti che sono stati utilizzati per la prova di Meltzoff, in seguito alla revisione della dottoressa Di Renzo, perché ce n'era un quinto che però presentava una componente sonora e quindi sensoriale che elicitava delle risposte di chiusura stereotipate nei bambini e quindi invalidava la prova e alterava dunque anche la capacità, semplicemente la capacità di prestare attenzione agli stimoli. Si tratta fondamentalmente di 4 oggetti in cui l'esaminatore cerca di effettua 4 tentativi falliti di compiere un'azione e si vede se successivamente il bambino è in grado di compiere quell'azione criteriale, ovviamente senza che l'esaminatore vada a dare delle indicazioni o dei suggerimenti di natura verbale o non. E si tratta fondamentalmente quindi di tentare di inserire il quadrato di plastica con il foro circolare al centro nell'incastro della base corrispondente, si tratta appunto di cercare di inserire la collana all'interno del cilindro ma deviando la traiettoria all'ultimo momento, si tratta di cercare di appendere il cappio di nylon al piolo senza riuscirvi e vedere se poi effettivamente il bambino riesca a farlo, così come nel tentativo di sfilare l'estremità del manubrio scomponibile e vedere se il bambino successivamente compie l'azione criteriale.
le possibilità di risposta ovviamente sono che il bambino diciamo nel peggiore dei casi non presti assolutamente attenzione, può essere che il bambino presenti una manipolazione stereotipata dell'oggetto che imiti il tentativo fallito da parte dell'esaminatore, oppure che effettui l'azione criteriale all'interno di un arco temporale di 20 secondi. I contesti di ricerca che valutano appunto tale capacità nei bambini autistici sono un campo di ricerca abbastanza recente, caratterizzati da bassa numerosità dei campioni e da risultati poco generalizzabili, che tra l'altro non fanno quasi mai riferimento all'influenza che diversi livelli di gravità possono avere sulla comprensione delle intenzioni. Sappiamo che tale capacità coinvolge la componente cognitiva nella comprensione delle azioni criteriali, ma anche la motivazione sociale per riconoscere e condividere le emozioni con gli altri, aspetti che nello sviluppo timico sono appunto evolutivamente combinati e integrati. I bambini con autismo quindi possono presentare la comprensione cognitiva della funzione dell'oggetto, ma quella socio-emotiva risulta particolarmente compromessa. Quindi difficoltà nell'attenzione condivisa e nella comprensione degli stati mentali altrui, e diversi autori hanno appunto sottolineato l'aspetto emotivo relazionale di tale abilità, per cui la capacità di comprendere le intenzioni si svilupperebbe a partire dalla relazione psicologica ed emotiva con l'altro sociale. La nostra ricerca appunto in fase di pubblicazione ha quindi l'obiettivo di verificare la presenza di tali capacità nei bambini con una diagnosi di autismo, inseriti all'interno del progetto Tartaruga di tipo evolutivo in uno studio di tipo longitudinale. La nostra ipotesi è appunto che la comprensione delle intenzioni, la capacità di comprendere le intenzioni, risulti compromessa nei disturbi dello spettro autistico più che nelle disabilità intellettive, che come vedremo definisce il nostro campione di controllo, in quanto proprio perché espressione di una competenza più socio-relazionale che cognitiva. Altri obiettivi erano appunto valutare tale capacità al momento della presa in carico e vedere appunto confrontare tali indici con le disabilità intellettive ed esaminare appunto la correlazione tra i vari indicatori, altri indicatori come appunto il quoziente intellettivo e l'età cronologica, e valutare come cambiano le competenze in tale capacità nel quoziente intellettivo e nella sintomatologia dopo 2 anni di trattamento, e verificare la predittività di tale capacità sulla sintomatologia autistica a distanza di 2 anni, quindi dopo 2 anni di trattamento. Il nostro campione di ricerca, diciamo, già una prima risposta alla bassa numerosità dei contesti di ricerca attuale, parliamo di 100 bambini, 68 con autismo e 32 che rientrano nello spettro autistico in base al punteggio ADOS e alla classificazione ADOS. Ricordiamo, dal 7 all'11 diagnosi ADOS di spettro, al di sopra dell'11 diagnosi, diciamo, di autismo severo. La media del campione per quanto riguarda il punteggio ADOS, come vedete, è una media di circa 15 punti, quindi definisce una condizione di elevata gravità. L'età media dei bambini con autismo si attesta a 5 anni e 7 mesi, all'interno di un range di età tra i 3 e i 13 anni, e entrambi i gruppi, il gruppo di controllo abbiamo detto caratterizzato da disabilità intellettiva nel ritardo di sviluppo, vediamo nel nostro... Quindi tutti e due i campioni sono caratterizzati da un deficit cognitivo di una certa entità, e vediamo anche, visto che abbiamo parlato di prevalenza, che il rapporto 1 a 4 nel campione dei bambini autistici è perfettamente riscontrato. I risultati, nella parte superiore vediamo appunto come varia, diciamo, all'interno dei gruppi. Noi qui abbiamo differenziato appunto i ritardi dello sviluppo, l'autismo e lo spettro, perché vediamo appunto come nei ritardi dello sviluppo non è compromessa, diciamo, nel campione di controllo non autistico con presenza di solo deficit cognitivo, non è compromessa la capacità di comprendere le intenzioni, non c'è differenza con lo spettro, la differenza significativa è con l'autismo. Quindi valutazione, abbiamo lasciato l'acronimo inglese iniziale della capacità di comprendere le intenzioni, 100 bambini del campione ottengono punteggi sensibilmente più bassi del gruppo di controllo, e i bambini con autismo ottengono punteggi significativamente più bassi dello spettro e dei bambini con disabilità intellettiva. Non sono state rilevate differenze tra lo spettro e i disturbi appunto dello sviluppo con ritardo intellettivo. Qui abbiamo parlato anche, ieri lo accennava il dottor Bianchi, oggi è stato anche ripreso come discorso, la differenza tra autismo e spettro in base alla classificazione di punteggio ADOS. Qui vediamo che appunto non sono state rilevate differenze in tale capacità proprio per quello che caratterizza lo spettro come
disarmonia, presenza ma mancanza di integrazione e di flessibilità di varie competenze e pattern sociocognitivi che devono appunto essere progressivamente armonizzati. E le differenze di genere non sono risultate significative, c'è stato un effetto significativo dell'età cronologica, in quanto i bambini diciamo della fascia di età di 3-5 anni ottengono punteggi inferiori nella capacità valutata rispetto a quelli di 6-13 anni. Qui appunto questa è la slide dei risultati sulla differenza dell'età. Dopo 2 anni di trattamento abbiamo voluto dare comunque qualche dato sull'efficacia terapeutica. Efficacia terapeutica per noi vuol dire riduzione significativa del punteggio ADOS indicativo della sintomatologia autistica e dunque positiva evoluzione della sintomatologia e anche di cambi positivi di diagnosi. Dei 68 bambini con autismo al momento della prima valutazione, 11 sono passati in una categoria ADOS di spettro e 6 sono usciti dall'autismo. Dei 32 bambini che erano spettro al momento della presa in carica della prima valutazione, 21 sono usciti dall'autismo. Aspetto fondamentale della nostra ricerca, la capacità di comprendere l'intenzione iniziale, quindi al momento della presa in carico, rappresenta il miglior predittore della riduzione dei punteggi ADOS e quindi di una positiva evoluzione della sintomatologia autistica. Quindi l'importanza appunto di indagare nei bambini con autismo tale capacità, in quanto risulta correlato sia a livello di sintomatologia e le capacità appunto cognitive che il bambino presenta al momento della valutazione, ma soprattutto per il valore predittivo che tale capacità può assumere a livello prognostico. Nonostante tutti i bambini, quelli diciamo con autismo e quelli con le disabilità, fossero caratterizzati da ritardo cognitivo, la capacità di comprendere le intenzioni dell'altro era significativamente più bassa nei bambini con autismo rispetto sia agli spettro che al campione di controllo. Quindi i dati della ricerca ci suggeriscono che la prova di dimostrazione dell'intenzione di Meltzoff permette di discriminare i bambini dell'autismo da quelli dello spettro, sempre discriminazione e differenziazione basata sui punteggi e sulle classificazioni ADOS, più di quanto non facessero le prove appunto della comprensione sulla falsa credenza, che appunto diciamo non ci davano informazioni per differenziare appunto i bambini all'interno dei vari livelli di gravità e di funzionamento sociocognitivo. Il deficit della capacità di comprendere le intenzioni si presenta dunque come caratteristica specifica dell'autismo e non della sola disabilità intellettiva, in quanto non risulta compromessa nel gruppo di controllo. Altro elemento insomma pratico che diciamo ci dà un giusto connubio tra metodologia della ricerca e diciamo l'utilizzo poi proprio clinico e pratico degli strumenti è che la prova è di rapida e facile somministrazione, richiede un tempo minimo di attenzione da parte del bambino e risulta utilizzabile anche nei casi con sintomatologie severe in cui delle valutazioni più strutturate e di richiesta non sono possibili. Grazie per l'attenzione.